Isola, la trans Alessia rivela di aver avuto rapporti con uno dei VIP, basta nasconderci. E tempo di confessioni inattese per i naufraghi protagonisti dell'Isola dei Famosi e in queste ultime ore hanno fatto molto discutere le parole di Roger Gart, il quale è intervenuto in diretta a Pomeriggio 5, ha confessato di aver ricevuto dei messaggi da parte della transessuale Alessia Nobile. Messaggi in cui la ragazza gli diceva di aver avuto dei rapporti intimi con uno dei naufraghi protagonisti di questa edizione del reality show Mediaset, che tra l'altro pare che stia tentando un approccio con una delle ragazze in gara. Un naufrago di questa Isola dei Famosi avrebbe avuto rapporti con la trans Alessia. Roger aveva lanciato la bomba in diretta dalla D'Urso, aggiungendo però che Alessia non aveva intenzione di rivelare il nome del concorrente in questione con il quale avrebbe avuto dei rapporti intimi prima della partecipazione all'Isola dei Famosi, anche se un po' c'era rimasta male nel momento in cui tale concorrente è andato dicendo in giro che lui è un grande Latin lover e che andava a letto soltanto con donne. Ecco allora che Alessia ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto scrivendo un lungo messaggio al sito web BitKif, dove ha confermato di aver avuto dei rapporti intimi con uno dei concorrenti maschi di questa edizione dell'Isola dei Famosi. La ragazza trans, però, ha sottolineato che il suo scopo non è quello di ottenere visibilità da tutta questa situazione. Bensì vorrebbe che diventasse normale o quantomeno raccontabile il fatto che un uomo possa avere anche dei rapporti intimi occasioni con una ragazza transessuale, ma non per questo deve avere vergogna a dirlo. La confessione di Alessia. Vorrei contribuire ad abbattere questo tabù, ha riferito la ragazza aggiungendo poi che il suo scopo è quello di portare la gente a riflettere su questo argomento. E poi ancora ha rivelato che in questi giorni, dopo che il suo nome è stato fatto in diretta televisiva a Pomeriggio 5, è stata sommersa di insulti e critiche, perché molti sostengono che sia soltanto alla ricerca di visibilità mediatica. Lei, però, rigetta al mittente queste accuse e nel suo messaggio ha più volte ribadito che il suo unico scopo è quello di portare la gente a riflettere soprattutto ad abbattere quel muro discriminatorio che ancora oggi ci sarebbe nel nostro paese contro le relazioni con le ragazze transessuali. Basta nasconderci, ha chiosato Alessia. Vedremo se nel corso delle prossime puntate dell'Isola dei Famosi verrà fatta luce su questo argomento.